Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Zelda. Allora, avevamo preso la tunica nello scorso video, mentre questo andiamo finalmente dove ci hanno detto di andare, cioè nella prateria che è qui sotto. Quindi, forti della nostra tunica della forza, ci accingiamo. Ah, abbiamo preso un colpo infamissimo. E scendiamo nella prateria. Ok, vedete, adesso basta un singolo colpo per buttare giù un nemico. È molto figa secondo me questa cosa. Probabilmente quella blu anche è notevole. Adesso io francamente non lo so. Non lo so perché nell'unica volta che ho finito questo gioco l'avevo presa rossa, mi ci sono trovato bene, quindi l'ho ripresa di nuovo rossa. Ci prendiamo tutte ste rupie che fanno bene alla salute. Andiamo un po' qui. Qui c'è il principe, mi pare. No, il principe. Ok, ecco qua. Saluti. Oh, non far caso alle circostanze del nostro incontro. Credi a noi. Questo è Richard. Credi a noi, il castello è la vera casa, la mia vera casa. Ahimè, i miei servitori sono diventati dei mostri e io mi sono visto costretto a ripiegare in questa umile dependance. Tu cosa ci fai? Ici. Ah, questo parla strano, ecco perché non c'è senso. Cerchi una chiave? Oh, potrei aiutarti, se prima tu aiuterai me. Vorrei che recuperassi la foglia d'oro che ho lasciato nel castello dopo l'invasione dei mostri. Che ne dici? Va bene. Fantastico, orbene. A essere precisi, le foglie d'oro sono 5 e io le voglio tutte. Ah, un'altra piccola cosetta. Prima di tornare, assicurati di avere una pala. Merci. Ok, la pala ce l'abbiamo. E andiamo... Liberiamo un po' di visuale. Dobbiamo andare qui. Perfetto. Tutto a sopra. Tutto a su. Ovviamente non potendo correre, questi rettilini sono abbastanza lentini. Allora, e qui ovviamente la porta è chiusa, non possiamo entrare come dei privilegiati dalla porta principale. Ma chi c'è qui? Chi c'è qui? C'è la scimmietta che vuole le banane e noi gliele diamo, sono tutte per lei. Banane, banane, amici, vieni, aiuta. Ma le sue amiche scimmiette escono fuori da tutte le parti. Iniziamo a fare un trambusto qui tra i due pezzi di terra. Perfetto, sono felici. Tutto fatto, ponte fatto, ciao. Hanno fatto un bel ponte per ringraziarmi e abbiamo trovato un rametto. Hai trovato un bastoncino tra i residui di lizzi scimmieschi e pensi che sia assolutamente imprescindibile. Ok, è imprescindibile, ragazzi. Quindi andiamo su, andiamo sopra, andiamo qui ed eccoci qua. Scendiamo le scale in questo unico passaggio per arrivare al castello e saliamo. Up. Allora, di qua. Vedete che comodità, con un colpo è veramente una svolta. E mettiamo la pala, perché qui non ricordo se c'è una conchiglia. Non so se prenderemo tutte le conchiglie in questa serie. Le ho prese quando ho finito il gioco. E, come cosa forse più interessante, da un potenziamento per la spada. Tira
un colpo a distanza ogni tanto carica un colpo la spada e tirando una spadata parte uno slash. Sto corvo. Vediamo se esplode. Ok. Eccola qua la prima. Mettiamo la pala. Se vuole. Io non ricordo se qui nel giardinetto c'è qualche conchiglia, ma probabilmente no. Vediamo questi due combattenti. Ah. Bisogna colpire. Ok, seconda. Ricordavo che qui fuori c'era qualcosa. Allora, poi entriamo ovviamente nel castello. Entriamo nel castello. Perfetto. Allora, sono abbastanza incarognitini questi, lanciano un super mega power, cioè foglia d'oro. Intanto siamo a quota 3, ne servono 5. Cioè, praticamente uccido un boss con un colpo con questa tunica e il potenziamento. Sto davvero malissimo. Prendiamo il bottone. Apro il cancello, abbiamo la via libera. Senti il rumore del portone che si apre. Adesso puoi uscire dal castello più facilmente. Ottimo, ci voleva. Saliamo. Qui invece abbiamo bombe. Bomb 1. E 2. Foglia d'oro. Preso una foglia d'oro. E siamo a 4. Ultima. Ultima foglia. Già si vede lì chi può avere questa foglia. Allora, dobbiamo uscire. Allora sì. Usciamo qui al primo piano. Passiamo dalla terrazza. Siamo dal terrazzino, rientriamo e affrontiamo questo energumeno qui, cercando di riprenderci qualche cuore. Vediamo se con la diagonale li spacchiamo tutti. No, una bombetta che ci fa comodo. Oh, dovevo aprirci la porta con i vasi. Li ho rotti tutti per riprendermi le vite. Oh. Non ha funzionato. Però bombette è una buona farm. Buona farm bomba. Ecco un cuore. Va bene. Ok, ultima. Perfetto. Anche una fatina, oh, proprio a disgrazia. Andiamole a portare nella dépendance al principe, lanciandoci da qui. Ok. Sono aggressivi i ragnetti, eh. Sono fastidiosi quei funghi lanciabombe. Sono fastidiosi.
Guarda che bello Link con la tunica rossa, cioè proprio aggressivo. Il suo scudino. L'adoro questo gioco, mi piace tantissimo. Ci casco sempre dentro sta buca. Mi ricordo il Game Boy, mi ci sono divertito troppo. Ok, eccolo qua. Richard. Trebien. Vedo che hai recuperato tutte le foglie. Vieni, adesso sposta questa statua di rana e troverai la tua ricompensa. Spostiamo la statua di rana. Ok. Qui c'è una bella conchiglietta. Ce la prendiamo. Certo che mi servirà. Andiamo su. E qui niente da far esplodere. Ma dai. Potevo anche evitarmelo comunque. Allora. Qui abbiamo questo percorso fatto di buche. E noi dobbiamo, ecco, cadere di sotto. Passiamo di qua. Prendiamo anche questo frammento di cuore. Sacrificandoci. Ah, adesso non si può prendere. No, non si può prendere adesso. No. Ah. Ci ho provato. Non si può dire che non ci abbia provato. Allora. A volte si trovano sotto i piedi. Eccola qui. Adesso per aprire il cancello della prateria. Perfetto. Ecco qua. Apriamo la prateria. Perfetto. Abbiamo lasciato una rupia indietro, ma non fa niente. Dobbiamo fare tutto il giro. Va bene. Attenzione, attenzione. Chi c'è qui? Ciao Link, guarda, ho trovato il miele, ma non so come prenderlo. Mi presti un attimo quel bastoncino, certo. Vediamo, il bastoncino. Lui fa scendere il veare, però ovviamente viene attaccato dalle api. E tutta la fatica che ha fatto era vanificata. E indovinate chi si piglia l'alveare col miele? Bam, ce lo prendiamo noi. Il bastoncino si è trasformato in un alveare. Non hai ancora capito bene come sia potuto accadere, ma meglio così. Certo. Allora, qui ci piazziamo una bella bomba. E... no, ho sbagliato tasto, ragazzi. E ci scaviamo una bella conchiglia. Ci servirà. Andiamo su. Mietiamo vittime. Ovviamente ci prendiamo pure una bomba, perché no, non siamo felici. Talmente non possiamo andare lì. Peccato. Ok, saliamo un attimo qua. Così. E ci prendiamo un'altra conchiglia. anche due rupie, che male non fanno. Ok.
Eccoci qua, ragazzi. Nella caverna della chiave. E direi che sì, per non, se no il video diventa come quell'altro eccessivamente lungo. Direi che va bene così. Ci prendiamo tutte queste bombe e completiamo questo dungeon nel prossimo video. Quindi, se ti è piaciuto questo, lascia un bel like, un commento, fammi sapere che cosa ne pensi. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.